Il regno dei funghi rappresenta sicuramente il posto ideale dove vivere, ma soprattutto un luogo dove non ci si annoia mai, tra rapimenti, fenomeni strani e astuti antagonisti capaci di incutere più simpatia che terrore. Ad intervallare queste scorribande ci sono pur sempre le attività collaterali, ovvero quelle sportive, come ad esempio il tennis. Mario ed i suoi iconici compagni si uniscono da più di 20 anni sotto un'unica racchetta e per decretare il più forte. I ragazzi di Camelot e Nintendo, in virtù proprio di questa passione smisurata, hanno pensato di far debuttare il baffuto idraulico e tutti gli altri su Switch con Mario Tennis Aces. Un titolo incredibilmente divertente che non solo fa ritornare in pompa magna una gradita modalità storia, ma riesce a rinfrescare una formula già ben collaudata. Luigi è misteriosamente scomparso durante il torneo organizzato a Marina Arena, rapito da Wario e Waluigi che stanno seminando il caos con la complicità di un effetto misterioso. Mario deve dunque partire per un'avventura che lo porta a scoprire un leggendario potere sprigionato da una misteriosa racchetta. L'impresa non si rivela affatto semplice e il viaggio lo porterà ad affrontare astuti nemici, vede i propri boss battle, sfida all'ultima pallina, entusiasmanti minigiochi fino a scontrarsi contro il temibile oscuro artefatto. Mario Tennis Aces, nella sua modalità avventura, effettua dei colpi ben piazzati con una campagna tutto sommato divertente ed appagante. Certo la durata non è elevata, e si riesce a completarla in circa 6-7 ore di sessioni massicce, ma tutto sommato non importa, offre qualcosa di fresco e originale e soprattutto che mancava da fin troppo tempo. Originali le battaglie con i boss in salsa Super Mario e dal sapore tennistico. Dopo averli debitamente sfiancati bisogna scagliare diversi colpi quali slice, colpi piatti e topspin per scoprire i loro punti deboli e mandarli KO. Le boss battle risultano essere molto ingegnose e studiate nel modo giusto, spiazzando letteralmente il giocatore come farebbe un buon rovescio in backspin. In Mario Tennis Aces ritornano anche gli immancabili tornei per decretare colui che deve inesorabilmente sollevare il trofeo fungo, fiore o stella, dopo aver battuto una serie di agguerriti avversari. Interessante anche la modalità a due giocatori, che permette di scontrarsi in match testa a testa semplicemente con una coppia di Joy-Con. Questi possono essere disputati anche in modalità swing, ogni giocatore impugna un controller utilizzandolo come se fosse una vera e propria racchetta. Non manca la modalità online, in cui affrontare avversari umani in un testa a testa per aggiudicarsi il maggior numero di vittorie, oppure un match a squadre 2 contro 2, anche in compagnia di un amico sulla stessa console. Se qualcuno ci chiedesse consiglio su un gioco sportivo da acquistare su Nintendo Switch, risponderemmo senza alcun indugio Mario Tennis Aces, perché il titolo di Camelot è fatto con amore e riesce a racchiudere tutto il fascino e la personalità degli abitanti del Regno dei Funghi sotto un'unica racchetta. Non è semplice riuscire ad innovare una formula di per sé già vincente, ma in questa produzione sembra che si sia fatto un passo in avanti per la serie. Potete leggere il verdetto finale nella recensione sul nostro sito, trovate il link in descrizione. Non dimenticate inoltre di lasciare un like se vi è piaciuto il video e di seguirci su gamesoul.it.